Nel convento Sant'Antonio a Bonito, la CIF, in collaborazione con l'Università della Terza Età, ha organizzato un importante confronto storico-culturale sulla figura femminile nel tempo. In realtà è stato un excursus su antiche divinità femminili considerate potenze generatrici diffuse in tutto il mondo. L'incontro si chiama Terra e Cielo, Donne, Uomini, Natura ed è un racconto della figura della donna dalla lontana preistoria, ovviamente per punti salienti, con delle immagini, delle letture di inni, poesie, carmi, tratti dalla letteratura latina, greca, fino alla poesia di una poetessa libanese, Shumana Haddad, che vuol dimostrare come il principio femminile sia stato visto fin dai tempi più remoti come la forza generatrice. Questo ha dato vita a una serie di immagini, di figure divine che hanno dato il senso della presenza della donna sulla terra. I tempi storici hanno posto la donna in una posizione di assoluta secondarietà rispetto all'uomo. Nella sala presente anche il sindaco De Pasquale, che ha applaudito le iniziative messe in campo dalla terza età e soprattutto del tema quanto mai attuale che riguarda la donna nelle sue varie sfaccettature. Il ruolo della donna oggi ha diversi livelli di presenza. Rimane la donna vista come la custode della casa, per molti la donna è oggetto anche di violenza e le donne hanno comunque preso la loro sorte in mano e cercano di riacquistare la dignità che la donna ha sempre avuto.